Amici carissimi dell'Umbria Vera e Rigiada, salve a tutti. Il nostro viaggio alla scoperta di Città della Pieve prosegue. In nostra compagnia abbiamo gli amici di Città della Pieve Promotion, Lorenzo Berna e Antonio Gargiulo. Lorenzo, alle nostre spalle abbiamo Città della Pieve, un comune bellissimo, una città bellissima. La tua città, la vostra città. Oggi che cosa andiamo a scoprire? Giada, come vedi ti ho portato su una terrazza particolare, eh? Siamo al livello del bellissimo borgo antico di Città della Pieve e oggi, grazie ad Antonio, ci entreremo dentro e passo passo vi racconteremo le bellezze di questo centro storico meraviglioso dell'Umbria che non ti aspetti. Antonio, direttore artistico. Dobbiamo dire una cosa, Giada, che Città della Pieve è una culla d'arte di primo livello nel panorama italiano e direi anche mondiale. Infatti ha dato i natali al celebre pittore Pietro Vannucci, detto e noto in tutto il mondo il Perugino. Non abbiamo una data certa della sua nascita, ma possiamo attestarla fra il 1448 e il 1450. Ma di sicuro possiamo dire che la sua famiglia risiedeva nel cuore, nel centro di Città della Pieve, nella piazza del Plebiscito, dove ancora oggi c'è una lapide commemorativa. Bene, quindi andiamo a scoprire Città della Pieve e lo faremo proprio con loro. Della vita del giovane Perugino, membro di una delle più ricche famiglie del borgo, sappiamo poco. Secondo gli studi, soprattutto di Giorgio Vasari, si formò a Perugia, all'epoca fra le principali città artistiche italiane. Qui avrebbe aperto una propria bottega, nella quale fu maestro, fra gli altri, di Raffaello Sanzio. Ma fu a Firenze la città ove Perugino avrebbe definitivamente sviluppato la propria arte, frequentando la bottega di Andrea del Verrocchio, ove conobbe Leonardo da Vinci, e iscrivendosi nel 1472 alla Compagnia di San Luca, prestigiosa accolita dei principali artisti cittadini. La sua lunga presenza nella città medicea fu tale che Francesco Albertini, antiquario e studioso d'arte locale, nel 1510 scrisse di lui: «Pietro Perugino, ben si può dire fiorentino, che è allevato qui». Fondata una bottega anche a Firenze, Perugino si consacrò nel firmamento dei pittori rinascimentali. Alle mie spalle potete vedere una delle più celebri e note opere del Perugino, la Madonna in Gloria e Santi. I santi ovviamente sono Gervasio e Protasio, i santi protettori di Città della Pieve e coloro che danno anche il nome a questa splendida cattedrale. Poco più avanti, alla mia destra, invece potrete vedere il Battesimo di Cristo, che è un'altra delle celebri opere del divin pittore, artista che in epoca rinascimentale era una vera e propria star. La sua bottega ha prodotto opere che hanno girato il mondo, opere finite in Olanda, a Londra, in America successivamente, ancora oggi visitabili. E va detto che ovviamente le sue opere sono anche a Roma, a Perugia, a Firenze e soprattutto ed ovviamente a Città della Pieve. In esse si nota la tipica arte del Vannucci. Statiche figure umane, dallo sguardo assorto, sono collocate in un ameno contesto, spesso uno splendido paesaggio naturale, come quelli che il Perugino poteva ammirare dalla natia Castel della Pieve. L'effetto è un delicato equilibrio che evoca l'onnipresenza di Dio e che attrae lo sguardo dello spettatore, proiettandolo in una dimensione di profonda ammirazione e di intenso misticismo. Non a caso Giovanni Santi, padre di Raffaello Sanzio, nella sua Cronaca Rimata, 1492, avrebbe assegnato al Perugino l'eloquente epiteto di divin pittore. Ottima colazione, esce Giorgio. Ah, siete venuti qua. Siamo venuti qua in bar a fare una colazione dopo abbiamo un po' di impegni. E... va bene. Ma voi vi ricordate che uno degli impegni è con noi giù al ristorante? Cavolo, è vero, certamente. Già certamente cosa? Già sono calde le padelle. Allora scusate, andiamo a prenderci un caffè e poi andiamo a vedere le sue padelle. Ottima che cosa idea. Ci offre, no? Ottima idea. Ok? Andiamo da Giorgio. Andiamo. Vai, andiamo.
siamo. Buongiorno, benvenuti. Prego, accomodatevi pure. Giada, che dici, beviamo? Beviamo. Beviamo, ragazzi? Assolutamente, prego. Beviamo. A questo punto, ragazzi, togliamoci la mascherina e facciamo un bel brindisi. Salute. Salute. E buon vino a tutti. Andrea, continuiamo a parlare dei tuoi dei prodotti che tu utilizzi nel tuo ristorante pizzeria, l'olio etrusco. Sì, allora, abbiamo un'altra eccellenza meravigliosa del nostro territorio. Questo olio etrusco è una selezione degli oliveti straordinari che abbiamo qua nella Val di Chiana Umbra. Sono tutte olive raccolte rigorosamente a mano, spremute a freddo entro le 24 ore, e è un olio che noi utilizziamo qua al locale per tutte le nostre pietanze, quindi gli avventori possono utilizzarlo liberamente e abbinarlo come meglio credono. Andrea, ma che dici? Andiamo a vedere Roberto cosa sta combinando in cucina con l'olio etrusco? Beh, penso che sarà proprio ora, eh? E allora andiamo. Benvenuta Giada. Ma che cosa stai combinando? Tutto e niente. Abbiamo del magnifico pane e un olio eccezionale. Bruschettiamo? Bruschettiamo! Roby, hai bruschettato bene? Certamente. Ti spiego. Fagiolina del Trasimeno, pomodoro, funghi porcini, la classica, aglio e olio. Posso mangiare questa pane, Roby? Assolutamente no. Prima te la vendo, magica, con la fuori. Permesso, scusate. La selezione delle nostre bruschette con fagiolina del Trasimeno, funghi porcini, pomodoro e olio e sale con il nostro etrusco. Buon appetito! Grazie Andrea! Grazie. E grazie a te Lorenzo che mi hai invitato in questo bellissimo locale qui a Pubandino, il Cantiere. Era il modo migliore per chiudere la puntata, che ne dici? Sì, hai trovato proprio il locale giusto e soprattutto deliziamoci di questo buon olio etrusco. E vai, allora, un brindisi Io, sì, un brindisi al Cantiere con un buon rosé Vita Longa. Perfetto. E questo cin va a due ragazzi splendidi come Andrea e Roberto. Al Cantiere Officina di Cucina e a Città della Piene.